Benvenuti a E tu? Hai paura? Storie di fatti inspiegabili. Una produzione di Robes. Avevamo in cantiere un altro argomento per questa puntata, ma non abbiamo potuto evitare di posticiparlo alla prossima per poter parlare di questo castello, in quanto nel suo delirio il nostro ammalato scrittore ha preso in ostaggio il testo di quella puntata e ha fatto in ritardo questa. Perché ha voluto farlo? Vedrete. Sulla 4, a 5 minuti dall'uscita di Capriate, si trova il castello di Marne, in una frazione di Filago dall'aspetto quasi bucolico. È posto su uno sperone roccioso dove si incontrano il fiume Brembo e il torrente Dordo ed è circondato da un profondo fossato naturale. Dal 1987 il castello di Marne è lo scenario di banchetti, soprattutto nuziali, gestiti in esclusiva da Acquaroli Ricevimenti per gli amanti del matrimonio da favola. Un luogo fantastico di proprietà dei Colleoni. Sì, il nome è già spuntato in questo podcast, ma nella Bergamasca è normale che spunti. È interessante però come i Colleoni si affaccino solo alla fine della millenaria storia del castello. Come ogni castello che si rispetti, infatti, quello di Marne ha una storia antica di più di 1000 anni. Il nucleo originario di Marne, del paesino che fu Marne, ora frazione di Filago, risale probabilmente al periodo celtico. Ciò è dato anche dalla sua posizione strategica, ovviamente. Il nucleo più antico che rimane del castello è comunque risalente alla prima metà del 1300, quando gli Avugardi, nobile famiglia guelfa che ora ha sede nel Bresciano, ne divenne la proprietaria. Quella del castello di Marne è una lunga storia di guerra, distruzione, ricostruzione e cambi di proprietari fino ad arrivare agli ultimi che lo possiedono da più di un secolo e che lo hanno portato allo stato che ora possiamo ammirare. È durante i restauri ottocenteschi che risalgono le prime testimonianze delle sue stranezze. Venne scoperto un cunicolo sotterraneo che ora si ipotizza fosse il collegamento tra il castello con quello di Grignano a pochi chilometri di distanza, in una rete che legava questi castelli nel periodo visconteo e che serviva per i rifornimenti durante gli assedi. Il cunicolo venne murato per volere della proprietà. La motivazione ufficiale riguarda la sua pericolosità in quanto pericolante. Le voci però cominciarono a correre subito. Si dice infatti che non fosse affatto pericolante, ma che alla sua apertura vennero portati alla luce dei macabri ritrovamenti che inorridirono il proprietario. Un'altra voce, invece, vuole che ci siano dei tesori all'interno che, per quanto mirabili, erano protetti da dei terrificanti spettri che ne rendevano impossibile l'acquisizione.
Di passaggi sotterranei e segreti se ne parla anche in un'altra leggenda che vede come protagonista Adelasia Verando, la figlia di un castellano che venne segregata a Marne e che riuscì a scappare proprio tramite un passaggio sotterraneo. A molti comunque piace supportare la tesi dei fantasmi, ma solo per un motivo, perché di fantasmi a Marne ce ne sono molti. Si dice infatti ci siano molti fantasmi, per lo più soldati, che si aggirano nel castello e nei suoi dintorni, alcuni per ronda, altri per prepararsi all'assedio. Durante i numerosi assedi del castello, infatti, i soldati venivano seppelliti tutt'attorno, senza un'adeguata sepoltura e quindi senza il sigillo sacro del funerale, il rituale che per eccellenza, come abbiamo già visto in altre puntate, aiuta a far passare oltre l'anima, senza contare che sono morti per colpa di un evento violento come solo una battaglia può essere. Ma il fantasma più famoso è solo uno. Il fantasma della ronda. Il fantasma della ronda. Il fantasma della ronda. Il fantasma della ronda. Il fantasma della ronda di Marne. La storia nasce quando ancora la corrente elettrica non era onnipresente, quando servivano le lampade ad olio per illuminare la sera. Si narra che una dei custodi, mentre chiudeva il maniero sigillando porte e finestre, scorse l'ombra di qualcuno davanti all'entrata. Narra che una dei custodi, mentre chiudeva il maniero, sigillando porte e finestre, scorse l'ombra di qualcuno davanti all'entrata. Sembrava essere un cavaliere ammantato che, col suo destriero, passeggiava davanti al ponte levatoio. La figura era quantomeno insolita e la indusse a guardare meglio. Ad avvicinarsi, arrivare fino al portone e chiedere al nuovo arrivato di presentarsi. Lui non le rispose. La donna quindi decise di uscire e andare verso l'avventore. Avvicinandosi con una lampada ad olio, cominciò a notare diverse stranezze. In primis gli stivali, il cappello e la cappa, che mostravano di avere fogge obsolete per gli standard dell'epoca. Erano infatti risalenti al periodo in cui l'edificio era ancora una roccaforte militare. La donna alzò la lampada abbastanza da poter vedere meglio la figura, prima di fuggire all'interno del castello, chiudendo con forza il portone dietro di sé. Non poteva credere ai suoi occhi. Il volto era un teschio.
Quando riprese coraggio, guardò nuovamente fuori e lo vide. Era ancora lì. Era ancora lì. Forse era un ambasciatore, forse un cavaliere di ronda, forse un assalitore. Non si sa. Come non si sa cosa voglia fare. Entrare? Fare la guardia? Sta solo aspettando l'arrivo di qualcuno? Si sa solo che gli zoccoli del suo cavallo continuano a muoversi incessantemente davanti all'entrata. E a volte si sentono ancora. Da allora i bambini di Marne sono avvisati. Se non fanno i bravi e non vanno a letto presto, c'è il cavaliere di ronda che viene a prenderli. Ora, volevate sapere perché ha deciso di pubblicare questa puntata? Perché il castello di Marne dal 1 ottobre 2022 è in vendita. Secondo una stima, la richiesta sarebbe di circa 8 milioni di euro. Se siete interessati e avete i soldi, c'è un cunicolo misterioso che vi aspetta e un fantasma che vi piantona alla porta. E tu? Hai paura?